Amici ascoltatori che siate davanti ad un televisore o allo schermo di un computer, vi diamo il benvenuto dagli studi televisivi dell'Europarlamento di Strasburgo, nei quali ci troviamo con uno dei suoi più autorevoli rappresentanti, parlo... Dell'onorevole Giovanni eh, Lavia, che è un docente universitario siciliano è eletto in eh, Sicilia e che è di recente divenuto il, il presidente, il coordinatore della delegazione più numerosa fra quelle eh, degli europarlamentari italiani, quella del Popolo della Libertà. Siccome è la prima volta che abbiamo il piacere di incontrare l'onorevole Lavia dopo questa sua eh, elezione, intanto gli chiediamo come intende guidare questa delegazione numerosa qui a Strasburgo. Sicuramente quella del PPE è la delegazione più numerosa. All'interno del PPE, nel nostro gruppo, c'è il PDL, ma ci sono anche altre forze politiche che qui stanno tutte insieme, quindi eh, il gruppo di Fratelli Italia, il gruppo di Grande Sud, sono tutti dentro la nostra delegazione. Questa delegazione, essendo la più numerosa, è quella che deve avere compiti di proposta, ma soprattutto deve essere quella in grado di contrastare. Eh, le egemonie di alcuni paesi del nord Europa o del centro Europa che eh, vorrebbero eh, prendere la leadership e guidare anche qui all'interno del Parlamento eh, le posizioni da definire. È chiaro che rispetto a questo siamo sufficientemente numerosi per far sentire la nostra voce e se in prospettiva riuscissimo anche a coinvolgere i colleghi che stanno nell'UDC, che sono ex FLI, eh, potrebbero ancora diventare più forti, perché è ovvio che più si è, più si può parlare con una voce sola, più si è in grado di far sentire la propria forza. Ci sono alcuni provvedimenti dove è necessario sbattere i pugni sul tavolo. Eh, votiamo in questi giorni un provvedimento che taglia tutti i pagamenti diretti agli agricoltori. I tedeschi lo volevano distribuire su tutti gli agricoltori, perché loro hanno grandi aziende e quindi eh, qualora, così come abbiamo deciso in, alla fine, il taglio si facesse solo sulle grandi aziende, loro verrebbero penalizzati e gli agricoltori italiani riceverebbero più somme perché tutti i piccoli non subirebbero il taglio. Con questo c'è una differenza, per esempio, nel dare e avere sul piano nazionale i 160 milioni di euro. Portiamo in più per i nostri agricoltori 160 milioni di euro, o diciamo meglio, evitiamo tagli per 160 milioni di euro, eh, semplicemente perché uniti, facendo un'alleanza con altri paesi, eh, siamo riusciti a sbattere i pugni sul tavolo e a fare una buona alleanza che alla fine sono risorse per il nostro paese. Quindi essere uniti sulle questioni di interesse nazionale, che d'altra parte è cosa abbastanza frequente qui in sede eh, europea, naturalmente con intelligenza, perché eh, mi, se mi sembra una linea eh, condivisibile. Tuttavia, questa dialettica, che è la dialettica Europa del Sud-Europa del Nord, possiamo dire così, si è sviluppata negli ultimi, negli ultimi anni. Oggi aggredisce il tema fondamentale che è quello della crescita. Si dice da, da più parti, anche da più parti degli schieramenti eh, politici, di solo rigore si muore. Voi avete delle idee sulla crescita, come pensate di portarle avanti? Allora, noi abbiamo detto che di solo rigore si muore, ma già prima di qualche consiglio addietro, quando si varò. O si cominciò a parlare di misure per la crescita, eh, sottolineiamo la necessità di non eh, irrigidirci all'interno del patto di stabilità europeo. Non possiamo avere solamente il rapporto tra deficit e PIL come unica stella cometa e abbiamo invece la necessità di guardare ad altri elementi. Un paese come l'Italia, che è così articolato territorialmente a nord e a sud, ha bisogno di infrastrutture. Non possiamo pensare che gli investimenti facciano parte del patto di stabilità, perché in un paese come il nostro rischiamo di bloccare eh, tutti gli investimenti pubblici semplicemente perché c'è un patto che ne limita la possibilità di pagamento. Abbiamo detto d'altro canto che ci sono altre risorse che non vengono e non devono essere computate nel patto di stabilità. Eh, sappiamo bene come eh, tutti gli interventi per la crescita. Dovremmo in un periodo di crisi investire di più per la crescita, ma se siamo strozzati dal patto di stabilità questo non possiamo farlo. Abbiamo un differenziale di costo per il debito pubblico enorme tra il nostro Paese e gli altri. Oggi il costo medio del debito pubblico in Italia si attesta poco sotto il 4%. Mentre invece, qualora andassimo a vedere in Germania, loro come Stato possono indebitarsi almeno dell'1%. E allora non possiamo pensare di stare all'interno dello stesso mercato con condizioni diverse. Quello del costo del denaro è uno degli elementi sui quali bisogna eh, confrontarsi. Non possiamo far sì che i nostri imprenditori si confrontino su un mercato aperto avendo un costo dei fattori di produzione, in particolar modo del fattore denaro, del fattore risorsa finanziaria più alto. Per questo abbiamo sempre detto che dobbiamo mutualizzare una parte del debito o mutualizzare una parte eh, di quelle garanzie che sono necessarie per la crescita, ad esempio anziché dare per il futuro contributi a fondo perduto per alcuni grandi investimenti, dovremmo realizzarne o facilitarne la realizzazione da parte dei soggetti privati eh, abbattendo per loro il costo del denaro. In questo modo potremmo avere le infrastrutture che oggi sicuramente al mezzogiorno d'Europa e soprattutto al mezzogiorno d'Italia sono carenti. Non possiamo pensare di competere senza avere un adeguato piano di infrastrutture. Il popolarismo europeo di cui il PDL è parte ha l'europeismo nel suo eh, DNA, è il partito degli euroentusiasti per, eh, per così dire. Voi confermate cioè, le, 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 le vostre critiche rispetto ad alcuni atteggiamenti? Vi danno qualche perplessità sull'idea di costruire gli Stati Uniti d'Europa o pensate che vadano costruiti? No, noi abbiamo sempre detto e continuiamo a dire che il percorso per l'Europa va continuato perché l'Europa è la soluzione ai nostri problemi e non è la causa dei nostri problemi. Dobbiamo uscire dalla crisi con più Europa e non con meno Europa, perché le regole comuni sono importanti, ma anche le prospettive di crescita comuni sono importanti. Avere un mercato con 500 milioni di consumatori... È un mercato importante, ma dobbiamo uscire dal guscio nazionale. Le nostre imprese non devono pensare solo al mercato interno, ma devono pensare di crescere in Europa. E questo lo si fa aumentando la dimensione media delle imprese, ampliando il livello delle competenze per andare sui mercati esteri, eh, rilevando, se necessario, alcune basi logistiche all'estero, mm. integrandosi con altre imprese. Cioè di mercato si può vivere, si può crescere nel mercato. Eh, se invece dovessimo rimanere all'interno del nostro piccolo paese da 55-60 milioni di consumatori, eh, limitati in termini di prospettive di crescita, con un mercato saturo, senza incremento demografico e con consumi ormai maturi, sicuramente le possibilità di crescita ulteriore sarebbero estremamente limitate. Quindi, L'Europa è la prospettiva e rispetto a questa prospettiva credo che tutti insieme dobbiamo eh, correggere le criticità dell'Europa. Non possiamo pensare che l'Europa del rigore, l'Europa delle regole sia l'unica Europa che conosciamo. Vogliamo un'Europa delle prospettive politiche, delle prospettive economiche, un'Europa con una politica fiscale unica, un'Europa con una politica industriale unica. E su questo evidentemente siamo pronti a confrontarci, a batterci per trovare le soluzioni del caso. Uno degli aspetti forse più preoccupanti del fenomeno dell'euroscetticismo è che riguarda in larga misura le giovani generazioni, cioè i giovani europei eh, non hanno un'affezione molto forte per le istituzioni della Unione. Il PDL a livello eh, nazionale conduce una battaglia per il lavoro il giovanile basato su una proposta di defiscalizzazione massiccia, insomma di, di aiuti alle imprese per far, far loro assumere eh, dipendenti giovani in Europa. In Europa. in Europa il problema è stato affrontato. Noi lo abbiamo sollecitato più volte nei confronti del Consiglio e della Commissione europea e siamo arrivati a introdurre nella proposta di quadro finanziario pluriennale, cioè nel bilancio tra il 2014 e il 2020, una posta specifica da 6 miliardi di euro per il cosiddetto pacchetto giovani. Si tratta di un pacchetto di interventi che sono finalizzati a aumentare il livello di qualificazione dei giovani per l'inserimento al lavoro, ma soprattutto a accompagnarli con un reddito di inserimento. Si tratta in altri temi di sostenere i giovani che si introducono, che entrano nel mondo del lavoro con un tirocinio finanziato all'Unione Europea, con interventi eh, di sostegno del reddito ai giovani nel periodo iniziale della loro attività lavorativa, ma è ovvio che questo pacchetto di interventi in primo luogo diciamo che è non sufficiente, perché 6 miliardi per 7 anni per 27 paesi sono troppo pochi, abbiamo bisogno di una ammontare di risorse finanziarie più elevato, ma chiediamo anche che gli Stati membri, così come il PDL sta facendo in Italia, sollecitino la messa a punto di provvedimenti interni sul piano nazionale, defiscalizzazione del lavoro per i giovani, minor costo per le imprese che assumono giovani, al fine ovviamente di avere ulteriori elementi di stimolo alle assunzioni. Questa è una cosa, ma non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche tanti soggetti che in età avanzata, i cosiddetti cinquantenni, hanno perso il lavoro o il lavoro che hanno avuto nel periodo pre-crisi e che dobbiamo aiutare in un processo di reinserimento. Molto spesso escono da imprese con limitate capacità competitive sul mercato e dobbiamo aiutarli a riqualificarsi per andare verso eh, altre opportunità occupazionali. Anche in questo caso l'Europa ci viene incontro, perché l'Europa... Attraverso il Fondo di adeguamento alla globalizzazione ci mette a disposizione le risorse per la riqualificazione del personale, ma deve essere una riqualificazione vera, non deve essere la formazione che talvolta fanno le nostre regioni, anche del Sud Italia, dove le risorse europee servono più per pagare i formatori che non per riqualificare i formandi. Senta, io vorrei chiudere la nostra conversazione con un'ultima domanda, lei è un docente universitario, dicevamo all'inizio, quindi è abituato a avere a che fare con il merito, con la valutazione, ora è una suggestione mediatica quella per la quale i dirigenti della Volkswagen guadagnano molto meno dei dirigenti della Fiat, ma gli operai della Volkswagen guadagnano quasi il doppio degli operai della Fiat, ma un po' è così, c'è un problema europeo di merito in Italia? In realtà, che ci sia un problema è evidente, perché la differenziazione dei redditi in Italia è estremamente forte. Noi sappiamo bene come all'interno delle pubbliche amministrazioni ci siano soggetti con un livello di compensazione per il lavoro svolto, cioè un livello retributivo estremamente e diciamo pure eccessivamente elevato, perché gli alti burocrati si sono sempre difesi le proprie retribuzioni. E dall'altro lato un sostegno ancora contenuto a quello che è il costo del lavoro. Però dobbiamo anche commisurare il costo del lavoro alla capacità competitiva del sistema. Noi abbiamo un sistema meno competitivo e quindi questo si sconta parzialmente anche sul costo del lavoro. Perché le nostre imprese che sono meno competitive, quindi che per unità di prodotto guadagnano meno, evidentemente non sono in grado di remunerare di più il costo del lavoro. E in un periodo di crisi profonda come quella che stiamo vivendo non è sicuramente il momento migliore per parlare di innalzamenti del costo del lavoro, perché questo porterebbe all'espulsione di alta forza lavorativa, alla sostituzione con sistemi diversi o alla delocalizzazione di imprese in altri sistemi produttivi contraddistinti a un minor costo dei fattori. E allora è in questa direzione che dobbiamo lavorare, dobbiamo aumentare la capacità di competere del sistema attraverso l'innovazione, la ricerca, tutto ciò che può rendere un sistema più competitivo. Dobbiamo organizzarlo meglio, dobbiamo mettere a disposizione del sistema un livello di infrastruttura adeguato a quel sistema perché possa competere. E oggi, quando penso al sud Italia, devo dire che questo livello di infrastruttura adeguato non c'è. Basti pensare a che cosa ci vuole per andare eh, diciamo, su rotaia dalla mia Sicilia al centro Italia o al Nord Europa. Sono percorsi infiniti che siamo costretti a fare con le nostre merci e i nostri prodotti a costi sensibilmente più alti rispetto a quelli della concorrenza ed è certamente un nodo in cui che prima o poi insomma, dovremo tornare a mettere al centro dell'agenda nazionale perché sa che a volte sembra che i problemi dell'Italia siano quelli del nord, invece ahimè quelli del sud continuano ad essere gravissimi noi comunque certamente avremo modo di riparlarne con l'onorevole Giovanni Lavia presidente della delegazione del Popolo della Libertà che è parte della più vasta famiglia del Partito Popolare Europeo qui a Strasburgo, noi lo ringraziamo per aver trovato il tempo nella sua affollata giornata di impegni, fra l'altro l'onorevole è un recordman di presenze e di puntualità al Parlamento europeo, lo ringraziamo per averci concesso questa intervista, ringraziamo naturalmente soprattutto voi per averla cortesemente seguita. Arrivederci.